Chiudiamo con un argomento decisamente più leggero, il 71esimo Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo del 2001. È stato annunciato da Amadeus il parterre dei 26 big che prenderanno parte alla gara. Vediamo con Carola Carulli. Siamo a Sanremo! E non mi sembra vero, è bellissimo essere qui, tra l'altro. Un festival mai così atteso, torna la musica, il pubblico e il teatro Ariston, mai così ambito, diventa il palcoscenico della rinascita. Un Amadeus pieno di entusiasmo ha elencato le sue scelte. 26, i big in gara, mai accaduto nella kermesse dal 1988. Gli sketch con Fiorello sciolgono la tensione e fanno divertire come sempre, confermando il sodalizio fra i due. Troppo tardi! Ma c'è qua i giovani, tra un po' li puoi mandare a The Voice Senior! La presenza di moltissimi giovani dipinge un Sanremo nel segno della nuova musica. Il direttore artistico ha dato spazio, oltre ai veterani come Orietta Berti, a molti artisti indie e hip hop, ancora poco conosciuti al grande pubblico ma con un seguito di milioni di visualizzazioni. Amore, portami a bere, e chi la sa delle donne. Così i giovanissimi in gara diventano anche big come la Madame e Fulminacci. Non sto capendo quello che succede, spero di farlo al meglio, insomma. Torna sul palco anche chi il festival lo ha già vinto, come Ermal Meta e Arisa, Ring e Lo Stato Sociale. Vorremmo dedicare questa vittoria a nostra mamma. Ma ancora non è... Come no? Cioè, è una vittoria essere a Sanremo. Intanto le nuove voci sono state scelte, molti sapranno distinguersi portando note inedite pronte per conquistare il grande pubblico. L'appuntamento è per il 2 marzo, per ripartire insieme dalla musica. E questa è la fotografia finale del Festival di Sanremo. Ed è tutto, il TG2 torna alle 18:15. Grazie.